popolo di Ocasecca, diamo tutti l'estremo addio al nostro amato signor sindaco Don Felice Ciosciamocca, che parte per un lungo viaggio, va a Napoli. Concittadini amatissimi, in cambio del commovente affetto che mi dimostrate prima di partire, vi do una gronzolante notizia. Per l'avvenire e per l'incremento di questo nobile paese, io ho deciso di costruire a spese mie un magnifico manicomio. Signor sindaco, scusi, sa, invece di pensare ai pazzi, perché non pensa ai porci? Almeno ci fa avere il pastone a buon prezzo. State tranquilli, per me siete tutti uguali, uomini e porci. Provvederò a tutti. Scusate, Don Ferì, dal momento che volete abbellire il nostro paese, perché al posto del manicomio non ci fate un bel caffè Chantà? Come quello che sta a Frosinone. Sì, 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 ragione. Così ci facciamo venire le Chantose da Roma. E da Napoli. Io faccio venire le Chantose a spese mie. Ma è il mestiere mi sarei messo Felice, a fare. Non lo fare? Ma non ci pensare nemmeno. No, signore, il manicomio. E mio nipote Cicillo, che si è laureato a Napoli, ne sarà il direttore. Allora, signor sindaco, prima di partire, se volete passare in rivista il nostro corpo delle guardie comunali... È un mio dovere. Bene. Avanti. Riposo! Adie! Riposo! Con belle righe! È quello dei valorosi pompieri di Roccasecca. Ah, per fatto, i pompieri. Mi sembrano delle facce conosciute.